Vado. Io sono Giuseppe di Zamboni 53, che è il punto vendita da cui è nata la nostra esperienza lavorativa. Io mi occupo più della parte di produzione. Sono Alessandro di Unipol Arena. Io sto seguendo la parte di comunicazione, social, ufficio stampa, gestione dei contenuti. Io sono Amedeo e praticamente mi occupo della parte, diciamo, artistica dell'Oltre Festival. Quando avete cominciato a lavorare proprio su Oltre Festival, più o meno? Abbiamo iniziato a lavorare ad Oltre Festival, era più o meno fine febbraio, davanti a un bicchiere di vino, partiti dall'idea, e quindi importante avere un direttore artistico, un responsabile della produzione, che poi in realtà non sono io da solo perché non ho tutte le competenze che servono anche per fare quello, un responsabile della comunicazione, un responsabile della biglietteria, un responsabile dei bar, un responsabile dei rapporti istituzionali, un ingegnere, almeno un ingegnere per l'impatto acustico. Noi fondamentalmente organizziamo 360 giorni l'anno, tantissimi concerti. Siamo nomadi dentro la città, però per quest'anno volevamo avere, diciamo, una casa fissa per alcuni giorni. Insomma, abbiamo scelto il parco delle Caserme Rosse. Perché questa città e perché le Caserme Rosse? Il dove è un'altra parte dell'oltre. Quando siamo arrivati a Caserme Rosse abbiamo detto: bene, abbiamo trovato casa. Il parco è bello, è funzionale, vicino al centro città, è servito benissimo dagli autobus. Insomma, avere un prato del genere non è da tutti i giorni. Poi quando siamo arrivati lì, il festival si è autocostruito praticamente, mentre eravamo lì. Nel mio immaginario era un posto lontano. Poi un pomeriggio, preso la curiosità, ho preso una Mobike, che tra l'altro sarà anche nostro partner. Aumenterà il servizio durante i giorni del festival. Ci saranno dei coupon gratuiti per chi scarica l'applicazione. Insomma, anche da questo punto di vista il festival è molto giovanile. Com'è stato in un certo senso adattare proprio il posto Caserme Rosse, quindi entrare in contatto con chi già c'era, nell'ottica di organizzare Oltre Festival? I frequentatori del luogo non hanno la nostra stessa età, però sono un po' più grandicelli, però sono tanto entusiasti. Li ho visti entusiasti perché comunque loro lì in passato hanno fatto tanti eventi anche all'interno della bocciofila, e secondo me loro sono molto contenti di avere i giovani lì. Salve. La conferenza stampa? Sì, esatto, grazie. Carlotta si è appena impasticcata per poter partecipare attivamente al buffet. Questa è una bellissima domanda. Bocciofila! Che ne pensate? Che è una bella cosa? Una buona idea. Organizzate, ragazzi, che è bello organizzare qualcosa sia per i giovani sia per noi anziani. Come si costruisce la line-up di un festival come Oltre Festival? Vabbè, prima bisogna avere i soldi, scherzo, però diciamo è un ambito prettamente fondamentale. L'idea è anche di capire quali artisti sono giusti dentro le varie giornate, insomma, e chi può andare e chi non e chi può andare meno. Comunque oltre significa anche andare anche oltre i confini musicali, confini di generi, quindi si è mischiato un po' di generi insieme, quindi non c'è stata una scelta prettamente di un filo musicale unico, ma comunque di fili che si intrecciano e che potevano intrecciarsi. Era quello che un po' tra l'altro mancava, che io in primis non stavo più vivendo, cioè quello di andare in un parco e trovarci dentro tutti questi contenuti. Oltre ai concerti avremo tutta quest'area gratuita, che è la prima parte del parco, dove c'è quest'altro palco, e ogni giorno ci saranno dei concerti gratuiti. Il nostro messaggio, secondo me, è una bella cosa, è che comunque i ragazzi possono venire in qualsiasi momento, in qualunque momento durante le giornate, anche nel pomeriggio, a sfruttare il parco. Se va male, con chi ve la prenderete? Se va male ce la prendiamo, mi sembra.
perché è lui che lo comunica. Se va male, ci vediamo. Mi potrete fare un'intervista in aeroporto. Davanti al gate per Santo Domingo, volo di sola andata. Spero di non trovarvi in aeroporto. Tra l'altro io sto andando via un attimo, scusate che ho un... Direi che ci vediamo al festival a questo punto. Bene. Grazie. Bene.